È stata presentata quest'oggi nella sala conferenze di Palazzo Margherita la stagione teatrale aquilana 2024-2025 del Teatro Stabile d'Abruzzo. L'attività del Teatro Stabile d'Abruzzo, ha detto Carlo Dante, vicepresidente del TSA, riscuote particolare successo. Nella scorsa stagione, la 2023-2024, sono stati venduti 853 abbonamenti. Straordinario il totale delle presenze, ben 9.507 tra abbonamenti e biglietti venduti. Complessivamente, il TSA da gennaio a giugno 2024 ha avuto come pubblico partecipante ai propri spettacoli di produzione presenti su tutto il territorio nazionale, oltre che regionale e locale, ben 35.057 presenze. Anche quest'anno abbiamo cercato di fare un'offerta che mira a soddisfare qualsiasi palato, qualsiasi gusto di un pubblico che deve essere assolutamente il più eterogeneo possibile. Come sapete, lo dico ogni volta, ma strizzo sempre l'occhio anche a un pubblico dei più giovani, perché considero e consideriamo che il pubblico dei più giovani debba essere oggi il pubblico di riferimento, perché sarà il pubblico del futuro, quindi a loro che debba un teatro comunicare in maniera molto diretta, perché oggi noi abbiamo una responsabilità molto grande. Vi siete accorti? Ma la presenza vostra lo dimostra, che c'è un grande fermento, un grande entusiasmo nei confronti di tutti gli spettacoli dal vivo. I teatri sono pieni e fortunatamente sono pieni in tutta Italia, non solo qui da noi a Lapida. E questa è una cosa molto bella. Il problema sussiste nel cercare oggi di seminare un pubblico, che è il pubblico dei più giovani, che invece al teatro sono soliti non andare o andare poco. Ecco, quel pubblico però sarà il pubblico del futuro. Quindi a loro bisogna, come dire, pensare quando si organizza un cartellone, si organizza una stagione.